Mister, innanzitutto benvenuto a Caserta. Poi volevo chiederle riguardo l'esordio qui a Caserta. Lei a Pomigliano quest'anno non ha iniziato il rapporto con la società. Ha inteso che questo progetto che è qui a Caserta è migliore di quello della precedente società? No, a Pomigliano diciamo mi sono trovato bene, abbiamo fatto un grosso lavoro. All'inizio del campionato non abbiamo dato l'accordo su diverse cose e ho deciso di non continuare il rapporto. Per quanto riguarda qui Caserta, ho avuto diverse richieste precedentemente, però non mi piace a livello di progetto. Caserta mi piace la città, mi piace la squadra, mi piace soprattutto di incidere io come allenatore in una piazza così importante. Per me quest'anno adesso è la prova del 9, spero di fare bene perché penso alla fine con un po' di fortuna e soprattutto tanto lavoro penso che possiamo raggiungere grossi risultati, io come allenatore, la società, voi come giornalisti e il pubblico di Caserta che ha bisogno di quando prima possibile tornare nel mondo professionista. Mister, ha avuto modo di sentire che terreno di gioco, tifosi che sono molto esigenti, quale può essere l'insidia maggiore in questa sua avventura casertana? Guarda, è giusto che i tifosi sono esigenti perché penso che sia giusto, anzi queste cose devono essere ancora la spinta in più di poter fare bene. Il terreno di gioco certamente io come allenatore preferisco un terreno che si possa giocare perché penso che una squadra che deve vincere un campionato deve fare molto possesso palla, deve attaccare gli spazi, deve coprire per questo, però diciamo che il terreno di gioco qui a Caserta lo conosciamo, ci alleniamo, non deve essere un alibi perché alla fine nel calcio non bisogna guardare avanti, ma soprattutto i calciatori devono capire che devono uno spirito importante per raggiungere gli obiettivi, bisogna lavorare, stare concentrati, non solo quando ci alleniamo ma soprattutto anche negli allenamenti invisibili, quello che l'allenatore non vede, che bisogna fare qualcosa in più per raggiungere gli obiettivi importanti. Mister, 3 sconfitte con Francavilla, Ischia e Sarnese che hanno dimostrato di avere qualcosina in più con la casertana. Lei pensa che questo gap si possa colmare? Ma io credo che si possa migliorare perché alla fine le sconfitte sono scaturite in 3 campi difficili perché a Sarno lo stesso era un campo difficile, una squadra che stava pure là un po' in discussione. Credo che alla fine i calciatori devono avere lo spirito giusto, la voglia giusta, l'applicazione giusta di capire che su ogni palla bisogna combattere, su ogni contrasto, cioè ogni pallone per noi deve essere l'ultimo per questo. Allora se raggiungiamo così penso sicuramente raggiungiamo degli obiettivi importanti. Però da questo ci vuole un po' di tempo perché l'anno scorso pure a Pomigliano subentrai con una sconfitta. La seconda pareggiai ad Ostuni perché il cambio di allenatore nel frattempo incide con la mentalità. Ci voglio ugualmente un mese per portare a farmi conoscere. Per questo allora bisogna avere un po' di pazienza. Spero che qui a Caserta i risultati vengano subito, che i risultati aiutano a lavorare meglio. Perché rispetto a... Ma quando un allenatore parte all'inizio c'è il tempo di ritiro, di conoscere bene i calciatori. Adesso purtroppo già bisogna pensare a domenica, già da oggi. Allora bisogna quanto prima capire i calciatori in che stato fisico stanno, in che stato di voglia stanno a livello mentale e quanta voglia hanno di poter raggiungere questi risultati importanti. Io sto qui a Caserta perché credo che da qui posso raggiungere gli obiettivi importanti con la casertana e calcio, di portare i professionisti e da qui arrivare anche a teorie importanti con la casertana. Quindi nel futuro c'è la casertana anche nei prossimi anni? Guarda, io con il Presidente ho parlato di quest'anno perché poi ho detto una cosa a lui importante. Presidente, io sono abituato che col lavoro poi siete voi a venire dietro di me, per questo. Io dal punto di vista, sono più un uomo da campo perché penso che alla fine noi allenatori è il campo quello che ci fa dare gli applausi e tutto, però l'allenatore è una parte importante, ma soprattutto è la squadra che va in campo, è la squadra che deve seguire le giuste direttive, è la squadra che ci deve mettere qualcosa in più, qualche applicazione in più e soprattutto di capire che Caserta non può giocare più nei dilettanti ma deve andare prima, quanto prima nei professionisti.